gare ed emozioni per la sesta e penultima prova del campionato italiano minimoto a San Mauro a Mare, che ha incoronato due campioni italiani, Andrea Forlani nella Open B e Raffaele Fusco nella SAV, scuola avviamento velocità. Giornata di gare caratterizzata dal meteo variabile e temperature quasi autunnali. I primi a scendere in pista i piloti della Open B. Al via Forlani impone subito la sua superiorità e va al comando inseguito da Mancini e Biaggiarelli, che innescano una bella lotta per la seconda posizione, che finisce a favore del pilota Phantom Biaggiarelli. Altra lotta per la quarta piazza tra D'Angelo e Contadini, che prova l'attacco diverse volte ma D'Angelo resiste. Sotto la bandiera a scacchi, Andrea Forlani, il pilota della DMBZM, festeggia la quinta vittoria consecutiva, aggiudicandosi il titolo italiano 2011. Secondo giunge Biaggiarelli, terzo Mancin. La gara è andata benissimo, sono riuscito a partire davanti e a amministrare il mio vantaggio, ho vinto con un buon margine, diciamo, e ho vinto anche il campionato, e per quest'anno è andata benissimo. E speriamo di ripetersi anche nei prossimi anni. La gara è andata molto bene, dopo un lungo stop sono rientrato e il bello è che mi sono divertito, abbiamo girato veramente forte, peccato una scivolata negli ultimi 5 giri, altrimenti ce la saremmo giocata fino alla fine. La gara è iniziata molto bene, purtroppo poi è finita un po' a rilento, purtroppo siamo fuori forma perché siamo 2 mesi fermi a causa di una rottura al polso, però è andata molto bene la gara, me l'aspettavo peggio. Ringrazio la Yame e la Tecnomoto per la grande moto. Se la pioggia ha in qualche modo graziato la prima gara della giornata, così non è stato per la Open A. Al via che essa parte al comando, inseguito da Barani, poi da Mazzola e Carbonera, che lottano per la terza posizione. Al decimo giro Giove Pluvio si abbatte letteralmente sulla pista, costringendo la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa. Al secondo via, con condizioni di pista davvero difficili e la pioggia nuovamente protagonista, Simone Mazzola Polini progressivamente raggiunge la prima posizione per poi involarsi verso la vittoria con ampissimo margine, grazie anche ad una azzeccatissima scelta di gomme rispetto alla diretta concorrenza. Nella somma delle due frazioni è risultato l'altro grande protagonista di questa classe, Alessio Chessa, DMBZM, mentre la terza piazza porta la firma di Gianmarco Innocenti, Phantom BZM. Sono partito male, i primi giri avevo qualche difficoltà perché sono partito con le gomme da bagnato e era asciutta, poi è iniziata a piovere, la moto ha iniziato a comportarsi meglio e ho iniziato a rimontare. Poi ho fatto una gara ad amministrare il vantaggio che avevo. Voglio ringraziare la Polini, mio fratello, mia madre, mio padre e Roberto Basso. E dedico questa vittoria a Simone Serinaldi perché gli hanno rubato la moto oggi e non può fare la gara. Ultima gara della mattina, quella della Junior C, che ha registrato il primo successo 2011 dell'aziale Davide Pizzoli di MBZM, che ha preceduto Marco Bezzecchi di MBZM e Mattia Casadei Pasini Zocchi. Assente in griglia di partenza Raffaele Vargas SG Yame, a causa dei postumi della caduta del sabato, ma per il forte casertano il campionato è ancora aperto, in quanto Casadei, con il piazzamento odierno condizionato da parecchie scivolate, non è riuscito ad aggiudicarsi la matematica certezza del titolo. A chiusura della classifica Filippo Chialini e Nicolò Bianucci. La gara è andata bene, sono partito secondo, ho sorpassato subito il primo. Ho preso quel margine di vantaggio che mi ha fatto stare tranquillo. Vorrei ringraziare il mio meccanico, Roberto Bizzeta per i motori e mio padre. È andata molto bene, ho corso con una moto inferiore che mi ha preparato Fabiano e devo dire che è un genio perché è stata una gara molto bella. Sono riuscito a prendere un po' di vantaggio dal terzo e è andata bene. La gara non è andata tanto bene, ringrazio tutti quelli che mi sono venuti a vedere, basta.
Nella categoria SAV è il pilota di Igea Marina, Raffaele Fusco, a prendere il comando della gara, inseguito da Vocino, Serinaldi e Monterubianesi. Ricomincia a piovere ed alcune scivolate di troppo costringono nuovamente la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Al secondo via è ancora Raffaele Fusco alla guida di una SG a guidare il gruppo e ben presto capisce che il suo avversario è il riminese Alessandro Arcangeli, GRC Zocchi. A metà gara la sfida tutta romagnola si fa rovente e non è da meno il resto della gara, con Arcangeli che riesce anche a passare al comando prima di scivolare. Fusco al terzo successo 2011 taglia dunque il traguardo in testa con determinazione, seguito da Arcangeli ed Emanuele Vocino. Tra i protagonisti meno fortunati da segnalare Nicolò Monterubianesi, portacolori della Phantom, è praticamente sempre terzo, ma incappato in una caduta nella tornata finale che lo ha relegato all'ottavo posto. Ora è andata bene, Arcangeli ha preso due scivolate, ha fortuna. Allora è andata bene, sono partito bene, ero primo, ringrazio Sassi, questa gara la dedico a Davide, grazie a mia mamma e tutta la mia famiglia. La gara all'inizio ero partito bene, però dopo ci sono state due scivolate che non ci stavano, ma comunque mi sono divertito. Vorrei ringraziare la mamma, il babbo, Giuliano, Pascucci e Playgame, vorrei dedicare la seconda posta alla mia nonna Lina. Tutto bene, oggi è andata bene perché prima, la prima gara Mirko è cascato, ero secondo, ormai hanno interrotto la gara e dopo abbiamo fatto un'altra volta la partenza e sono arrivato terzo. Ringrazio Ilario, ringrazio ZPF. Nella Junior A il romano Dennis Foggia, ZPF, suona subito la carica dalla pole e per tutta la gara tiene testa con determinazione. Ad inseguirlo Celestino Vietti Ramos, che costantemente rimane secondo. La lotta si accende per la terza piazza con Omar Bonoli, Gennaro Izzo, Nicolas Spinelli e Luca Bernardi, che si danno spettacolo per tutta la gara. Sotto la bandiera a scacchi, il pilota ZPF Foggia vince meritatamente su Vietti Ramos e Gennaro Izzo. Beh, la gara è andata bene. Dopo un po' mi hanno cominciato a bacchettare la gomma, però per fortuna andrà bene. E vorrei ringraziare Andrea di Pasquale Mauro, Simone di Giacinto, mio papà, mia mamma, tutti. E vorrei ringraziare anche tutti i miei sponsor, Assistedi, Lady Fermi, Modo Incontro, Caffè Data Umpa. La gara è andata bene, non sono andate tanto bene le prove, però sono riuscito a partire abbastanza bene. Questa gara la dedico a mio fratello che è all'ospedale, a Pulini e mio papà. La gara è andata bene, ormai il campionato è chiuso perché basta che faccio a Codogno terzo e ho vinto tutto il campionato, oppure secondo o primo, però meglio primo. Al via della Junior B ritorna anche il sole sul mini motodromo adriatico di San Mauro, mentre Bruno Ieraci scatta benissimo al via, ma Kevin Zannoni, dopo aver avuto un problema in partenza, recupera subito e si porta in testa. Lo spettacolare gruppo dei piloti è guidato da questi due centauri, con Ieraci che tenta il forcing ad un terzo di gara. Ma tenere a bada Zannoni, pilota di San Mauro Pascoli, sulla pista di casa è davvero dura e lo stesso Kevin imprime poi alla gara un ritmo indiavolato, assicurandosi il successo numero 3 del 2011 sul fiero avversario Bruno Ieraci e Manuel Bastianetti. La gara è andata benissimo, ho fatto una bellissima lotta con Bruno, mi sono divertito molto e ringrazio i miei genitori, i miei sponsor, i miei nonni e anche il mio meccanico Davide che sta facendo delle operazioni in ospedale e Sassi. Bene, è andata bene, ho lottato, mi è piaciuta,
ora sono arrivato secondo, è uguale, ci riproverò la prossima gara e a questo punto devo arrivare per forza primo. La gara è andata bene, sono partito abbastanza bene, solo che nei primi giri mi scivolava tanto. Poi però è caduto Omar, ci ho trovato un po' più di spazio libero, poi però è arrivato Facco, la frizione mi si è alzata e continuava a scivolare, però poi per un errore suo ho preso un po' di margine e così ho finito la gara. Il campionato italiano minimoto vedrà il suo epilogo stagionale i prossimi 8 e 9 ottobre, con la prova conclusiva in programma a Codogno Lodi.